Ciao e benvenuto in Supporter Magazine. Ti vuoi presentare? Ciao a tutti, sono Rizzoli Alessandra e sono la compagna dello chef Massimiliano Careri, responsabile delle zone pratiche dell'ICIF, della Scuola Internazionale di Cucina di Castiglio Legazpi e chef executive del ristorante La Barbera. Benissimo, adesso ci facciamo quattro chiacchiere per conoscervi meglio. Mi racconti un po' come e quando vi siete conosciuti? Allora, ci siamo conosciuti io e Massimo da bambini. Eravamo piccoli, abitavamo nello stesso quartiere e poi, vabbè, per forze maggiori nell'adolescenza ci siamo ovviamente presi strade diverse e ci siamo ritrovati esattamente 5 anni fa. E poi abbiamo avuto una splendida bimba anche. Come ti ha fatto la proposta, diciamo, di vivere insieme, la proposta di fidanzamento, chiamala come vuoi, come si è dichiarato? Ecco. Guarda Laura, è nato tutto in modo molto naturale perché quando ci siamo rivisti 5 anni fa abbiamo iniziato ad uscire assieme e cosa nata cosa, è venuto tutto molto naturale, non c'è stata una proposta vera e propria, anche perché dal primo giorno ci siamo subito come se non ci fossimo mai persi di vista, ecco. Diciamo che c'era un filo che vi teneva uniti. Comunque faremo fare la proposta in ginocchio, alla seria, davanti a tutti. Sì, gliela facciamo Non è fare. proprio il tipo. Senti, lui ha la scuola, il ristorante, quindi di tempo ne rimane poco. Quel poco tempo libero che dedica alla famiglia, come lo passate? Effettivamente è molto poco il tempo che ci rimane, però amiamo tutte e due fare lunghe passeggiate all'aria aperta, perché amiamo proprio l'aria aperta, essendo sempre al chiuso. E poi ci piace guardare tanti film d'azione insieme. Massimiliano è un attento, del tipo se vai dal parrucchiere, cambi lucca, hai un vestito nuovo, qualcosa, se ne accorge o passa inosservata la cosa? Mi viene da ridere perché se non mi faccio biondo platino non si accorge di nulla. Proprio. No, no. Non mi dà fastidio, ma sì, non è molto attento a queste cose, ecco. È attento su altre cose. Beh, diciamo che ti vede sempre con gli occhi dell'amore. Allora, in tutti questi anni che vi conoscete, diciamo anche prima che vi frequentavate come amici così, c'è un qualcosa che non gli hai mai perdonato, che ti è rimasta un po' lì, sul gozzo? Ma ti dico la verità, no, perché cioè, per il momento non ha mai fatto nulla che io gli debba perdonare. È una cazzatina? Ma quella mancata attenzione collegandomi al discorso un po' di prima, diciamo che come donna o come compagna, insomma, a volte manca parecchio sull'attenzione. Diciamo che dovremmo dirgli Massimiliano un pochettino più di romanticismo, cioè è una cosa grave, dopo lo bacchettiamo. Se tu dovessi paragonare Massimiliano o a un personaggio anche storico, a un personaggio di fantasia, a chi lo paragoneresti? Come personaggio a Capitan America, che è un personaggio della Marvel, che tra l'altro piace a entrambi, e me lo ricorda per svariate caratteristiche, perché lui, detto in breve, ha un'innata attitudine al comando. Strano. Un executive chef che comanda in cucina è strano, né? Poi è un leader, tra virgolette. Fuori casa lo vedo così e poi in casa invece è affidabile, molto. È meno comandante. Meno. Vabbè, dai, a questo punto chiamiamo Capitano America. Capitano America, Massimiliano, è gradita la tua presenza. Eccomi. Vieni, vieni. Eccolo. Ciao. Vi presentiamo Max Capitan America. Max Capitan America.
Mi avete preso tutto il tempo, insomma. No, ma che dici? Ti dobbiamo solo sgridare di una cosa. Dimmi. Dovresti essere un ciccinino, ma proprio appena appena, perché a lei basta proprio poco, la tiri via con poco, no? Un pochettino più di attenzioni, un po' più di romanticheria. Lo so, conosco qualche mio difetto. Non è così facile cambiarli, ma... Sì, no, ma è giusto quello, eh. Poi giusto tutto il resto quello. Ti mandiamo la lista. Oh. Senti... Salutiamo tutti quanti e ricordiamo dove possono venire a gustare i piatti dello chef Capitan America. Dai, vai. Io vi ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Laura e Sandro. Vi aspetto al ristorante La Barbera, sito al Castello di Costigliole d'Asti. A presto e un abbraccio. Grazie e un abbraccio a tutti voi. Ciao. Ciao a tutti.